Ciao anime belle e benvenute in questo nuovo video. Il video di oggi è un altro video crochet with me, quindi facciamo l'uncinetto insieme. E nel video di oggi proverò a fare un top, in realtà ne voglio fare due, uno per me e uno per la mia partner. Questi sono i colori del top che farò per me, mentre per la mia partner alternerò questi due con questo di base sempre, quindi molto belli. Vediamo, metti a fuoco fotocamera, guardate che belli, molto belli. Sono allergica alla polvere, in questa casa ce n'è tanta. Comunque, questo top l'ho visto in un video di una ragazza e pensavo fosse un video tutorial. In realtà non è un video tutorial, nel senso che questa ragazza a sua volta ha preso ispirazione da Emma Chamberlain, che io non so bene chi sia, ma andrò a vedere chi è, perché un sacco di tutorial su crochet sono ispirati a cose che lei indossa. Adesso guardo chi è Emma Chamberlain. Emma Chamberlain, youtuber statunitense. Ok. Vabbè, io non la so, non so, non la conosco. A quanto pare Emma Chamberlain spesso ha dei vestiti belli fatti al crochet, all'uncinetto, e diciamo che questa ragazza nel video non crea proprio un pattern, perché dice, visto che questo top l'ha indossato Emma Chamberlain ed è fatto da uno small business, non voglio copiarle, cioè non voglio creare un pattern perché non credo sia giusto, visto che se qualcuno deve creare un pattern dovrebbero farlo loro e venderlo loro, sono d'accordo. Il punto qual è che quindi io non ho un tutorial preciso da seguire, però vorrei che il top venisse più o meno come quello. E la ragazza nel video fa tre pezzi, quattro pezzi diversi, quindi fa fronte, retro e due parti, diciamo, qui sotto le ascelle per unirlo. Io vorrei che, non vorrei fare così, vorrei farlo tutto unito. Quindi ho deciso di provare a fare il mio tutto unito. Se viene male, quello per la mia partner lo farò come lo fa la ragazza. Anche se lei non spiega esattamente come lo fa, però almeno farò uguale quella parte. Quindi una cosa che lei non ha fatto, ma che io farò, sarà fare un bordino, diciamo, elastico. Cioè, visto che io ho già fatto un top tutto unito, da dove parte il filo? Visto che ho già fatto un top tutto unito, quindi che si infila così. Ma anche quello che ha fatto la ragazza si infila così, solo che lei unisce poi unisce le diverse parti, mentre io vorrei proprio farlo fin dall'inizio tutto bello unito. Ah, ecco l'inizio. Allora, visto che ho già fatto un top tutto unito e la cosa importante è stato fare diciamo, la parte sottoseno con un punto che viene a costine, quindi è un po' elastico, ho deciso di fare la stessa cosa qui. Questo top qui non lo farò alto quanto, cioè quello che fa la ragazza è praticamente le arriva fino tipo sotto l'ombelico, io invece vorrei che fosse un po' più corto, quindi anche questa parte qui elastica la farò, non la farò altissima, la farò cortina. Comunque sto usando questo filo qui che è un cotone 100% che ho preso al mercato, fammi vedere che uncinetto consigliano, di solito c'è scritto ma qui non c'è scritto. 4-4,5 di Ferri, immagino anche di uncinetto, sto usando un uncinetto 4,5. Farò la parte a costine che si fa ma i miei capelli che stanno facendo? Giannini? A parte che li ho tagliati da poco, mi sembra che siano già ricresciuti, possibile? Ho deciso che farò la parte a costine, tutta, vabbè, sarà tutta a maglie basse, perché si fa così, punto a costine, si fa tutto a maglie basse e si lavora soltanto nell'asola, diciamo, posteriore della catenella, quindi invece di lavorare tutta la catenella come si fa di solito, si lavora solo la parte posteriore e così si ottiene il punto a costine. Poi, invece di fare tutto a maglie basse, come faccio di solito, farò tutto a maglie alte, perché la maglia alta è più alta e quindi ci metterò meno a fare questo lavoro. Sto valutando quanto alto fare il bordino e penso che lo farò alto così perché non lo voglio tanto alto. Così. Ho montato, vediamo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 catenelle. Va bene, monto un'altra perché l'ultima non si lavora, così lavoro in tutto 8 catenelle. Allora, fammi vedere. Sì. Io ovviamente anche questo video non è un video tutorial in cui vi insegno a fare qualcosa, ma condividerò con voi il processo, visto che è un tutto a tentativi. Vediamo, perché la cosa che mi spaventa di più di questo top è fare lo scollo, perché è diverso da tutti gli scolli che ho fatto finora, nel senso che finora io ho fatto due top, uno diciamo così a triangolo, l'altro con due triangoli sul seno e poi le spalline. Invece questo qui vorrei che fosse proprio tipo uno scollo alto e tipo le spallinine così, quindi non so bene come fare. Per farlo, ho fatto tutta la parte del bordino inferiore, l'ho fatto che sta giusto su di me. Non l'ho fatto stretto, neanche largo, cioè l'ho fatto che tipo ci sta giusto giusto, e perché
penso sia una buona idea, fatemi riprovare, adesso mi vengono i dubbi. Non so quanti giri ho fatto, ma proprio perché non sto seguendo un tutorial, sto seguendo un... Ok, sì, cioè mi sta giusto. Quindi adesso quello che farò sarà unirlo, quindi renderlo un cerchio e poi lavorarci sopra e far crescere il top. This is what I'm planning to do. Ah, ok, adesso che ho il cerchio fatto, quello che farò sarà andare a fare tutte delle maglie alte sul bordo. Di solito quello che faccio io, allora ci sono due modi, c'è chi lavora tutto a cerchio così, ovviamente segnandosi da dove inizia, in modo da non fare una spirale che si restringe, ma quando finisce il giro lo chiude, sale di due catenelle e poi fa un altro giro. Siccome io tendo a perdermi facendo così, tendo a sbagliarmi, di solito inizio da un punto, faccio tutto un giro, chiudo il giro e poi vado dall'altra parte, ok? Quindi faccio ogni giro in una direzione diversa in modo che sia molto chiaro il punto da cui ho iniziato, nel senso che me lo incontro, come dire. E trovo che questo per me sia il modo migliore per evitare di fare casini. Quindi niente, tra l'altro sto valutando se, diciamo che questa cosa non si nota tanto, però un po' si nota, e non so se farla sul retro oppure a questo punto farla sotto un'ascella. Forse la faccio sotto un'ascella, cioè da un lato. Spend time with him after work. Update. Allora, a parte che cambiare colore così spesso è un po' una sbatta, ci ho appena iniziato, ma è un po' una sbatta, però penso che verrà molto carino. Il problema qual è? Che la maglia alta è tutta traforata così. È proprio il modo in cui è fatta. Quindi è tipo perfetta per fare i maglioni. Perché sei fuori fuoco? Quindi è tipo perfetta per fare i maglioni, le cose che vanno sopra, eccetera. Ma facendoci un top, cioè mi si vedono i capezzoli così. E questo è un problema. Cioè non dovrebbe esserlo, ma lo è nella società in cui viviamo. Quindi penso che farò così. Cioè penso che tipo farò ancora un po' di giri di maglie alte. E poi quando arriverò alla zona proprio in cui ci sono i capezzoli farò qualche giro di maglie basse in modo da rendere il top indossabile ovunque. Un'altra opzione sarebbe foderarlo, ma non mi piace tanto l'idea di foderarlo, quindi penso che farò così. Magari farò un altro giro, altri due giri di maglie alte, poi farò 4-5 giri di maglie basse e poi riprenderò con le maglie alte una volta superati i capezzoli. Per fortuna mi è venuta l'idea di provare il top ora, prima di andare avanti, perché non va bene, nel senso che la parte che dovrebbe essere stretta è larga e la parte che dovrebbe essere più larga è stretta. Quindi credo che lo scioglierò, vabbè, sicuramente lo scioglierò. Mi dispiace perché ho tutti i pezzettini del filo staccati tra di loro, ma non è un problema in realtà. E farò come ha fatto la ragazza del video, quindi farò il pezzo davanti, due pezzi laterali e un pezzo di dietro. Perché effettivamente non so, non so, perché in realtà ho già fatto un top fatto così, cioè facendolo a cerchio e non ho avuto questo problema. Non so bene quale sia il problema. Cioè, probabilmente se lo facessi semplicemente più largo, cioè, il fatto è che questo mi sta largo e questi mi stanno stretti e il numero di punti dovrebbe essere uguale, quindi non capisco bene qual è il problema. Solo che forse, visto che è la prima volta che faccio un top senza seguire un tutorial, è meglio se seguo tipo la cosa che dice la ragazza nel video almeno, cioè di fare tre pezzi, quattro pezzi, invece che farlo completamente da sola, visto che chiaramente non sta funzionando. Che palle! Vabbè, così si impara, immagino. Quindi adesso devo scioglierlo tutto e ricominciare. What to do? Allora, è passato un po' di tempo e ho sciolto tutto il top di prima e ho fatto dei gomitolini e questo è quello che ho fatto finora, ovvero ho messo giù una fila di catenelle, sono 60, poi ho fatto una fila di punto bassissimo, di maglia bassissima, no? Non si dice così. Vabbè,
di punto bassissimo, maglia bassissima, non mi ricordo, e poi ho iniziato a fare maglie alte. Tra l'altro ho notato che col fatto che questa volta sto usando direttamente l'uncinetto 4, non sta venendo largo come stava venendo prima, quindi non avrò bisogno di fare un giro di maglie basse per coprire i capezzoli. Tra l'altro sembra molto largo, ma in realtà è perché mi va da fianco a fianco, quindi ho pensato che se faccio un pezzo davanti e un pezzo dietro di questa larghezza potrei non dover fare dei pezzi laterali, perché diciamo che mi piacerebbe che si vedesse che è, cioè, più unito possibile, non lo vorrei tutto distaccato come, no? Comunque, boh, proviamo, non so, non ho idea di cosa sto facendo, quindi vado avanti e vediamo. Oh. Ciao amore, sei bellissimo. Ciao amore, quanto sei carino. Oh. Allora, sono passati un po' di giorni dall'ultimo update che vi ho fatto, sono tornata a Padova e ho avuto un sacco di cose da fare, vacanzina finita, e quindi non sono andata molto avanti. Oggi sono distrutta da caldo e mestruazioni, quindi sono a letto che faccio all'uncinetto e guardo Twilight, non Twilight, quello dopo insomma. E questo è il punto a cui sono arrivata. Allora, penso che con questo pezzo farò praticamente i due fianchi e la parte frontale, e dovrò poi fare la parte retro. Non so come verrà, vediamo. Probabilmente per l'altro top che farò cercherò di fare due pezzi uguali, che unendosi si uniscano sotto le ascelle, diciamo, perché non so come verrà col fatto che questo fascia tutto e poi una parte solo dietro, non so. Però spero venga bene, comunque sembra molto carino. E col fatto che sto usando un uncinetto più piccolo, appunto, cioè è traforato comunque, ma non così tanto da far uscire i capezzoli, quindi andrà bene. Non devo fare maglie basse o cose, e penso di volerlo fare abbastanza alto, quindi tipo, cioè vabbè, so che voglio fare una scollatura tipo così, no? Quindi, però diciamo che adesso arriverò, non so ancora quanto andare su, sui lati non andrò su ancora tanto, perché altrimenti poi diventa fastidioso per le ascelle, quindi poi a un certo punto inizierò ad andare su solo sul davanti. Non so bene come, ora vediamo. There's no rush. Chose my life. I'm gonna start living it. And so you're gonna let Alice plan the whole thing. Allora, sono passati dei giorni dall'ultimo update che vi ho fatto sul top. Ho continuato a lavorarci intanto. Ieri mi sono tinta i peli delle ascelle di blu. C'entra molto con questo video. Però guardate che carini. E ho fatto anche un ciuffetto qua dietro, perché avevo avanzato del colore. Comunque, e ciù. Faccio vedere cosa ho fatto. Ho finito il primo rettangolo, ok? Quindi cosa ho fatto sostanzialmente? A un certo punto ho iniziato a restringerlo, perché altrimenti veniva troppo grande, e poi alla fine ho fatto queste piccole spalline, quindi verrà più o meno così. Ok, quindi il primo è fatto, molto carino, sono molto soddisfatta, e ora ho iniziato il secondo, ma l'ho proprio appena iniziato, quindi sono ancora, cioè, in alto mare. Pensavo che avrei dovuto fare il secondo pannello più piccolo del primo, ma in realtà, volendo che il top mi stia un po' larghino, cioè non voglio che mi sia ciucciato, lo sto facendo grande uguale. Questa volta cosa sto guardando? Sto riguardando Heartstopper per la terza volta. Ho bisogno di cose comfort in questo periodo, e riguardare le serie TV che mi sono piaciute per me è una cosa comfort, quindi Heartstopper part 3. Hello! Allora, oggi ho deciso che voglio finire il top. Mi sto godendo questa giornata uggiosa, ha piovuto, ieri sera ha fatto temporale, stanotte idem, penso che ripartirà a breve, spero, perché c'è bisogno di acqua, e mi sto proprio godendo queste temperature bellissime. E visto che stamattina mi sono alzata presto perché dovevo accompagnare una mia amica in stazione, ho già fatto alcune delle cose che devo fare in questa giornata. Sono le 10:30 di mattina, quindi penso che potrei farcela a finire il top oggi, altrimenti lo finisco domani, però la mia idea è finirlo oggi, quindi let's go. Intanto guardo, ho iniziato a guardare Non ho mai, perché ovviamente il rewatch di Heartstopper l'ho finito e sembra carino. Allora, sono passate qualche ora e io mi sono resa conto che il secondo pezzo che stavo facendo era molto più lungo del primo, perché stupidamente, invece di contare le catenelle, perché quando monto le catenelle sono sempre più corte di come poi viene fuori il lavoro, quindi io praticamente ho misurato le catenelle, no? Cioè, invece di contarle le ho fatte e le ho misurate, però
col fatto che, diciamo, poi il lavoro viene più largo, non avrei dovuto misurarle perché così avrei dovuto contarle. Quindi quello che ho fatto è stato tagliare il lavoro. È venuta un po' una supercazzola, nel senso non vi ho fatto vedere come ho fatto perché non sapevo cosa stavo facendo, onestamente. Ho guardato, non trovavo tutorial su YouTube, quindi ho guardato su Google come fare. E allora sono riuscita a farlo in modo che il lavoro non si sciolga. Ed è ok che sia tutto un po' sfancolatino così, perché tanto poi questa parte andrà cucita e la cucirò, cioè la cucirò un po' più in dentro in modo che non si veda il lavoro. Però sì, insomma, infatti mi pareva che questa parte fosse più lunga da fare, cioè mi pareva di star facendo, cioè non lo so, di metterci tanto a fare una fila. That's why. Quindi sì, insomma, questo top fai da te sta riuscendo, cioè mi rendo conto che è un processo veramente. It's a process, no? Riuscire a fare una cosa senza seguire un tutorial. Ma ci sta, cioè penso di stare imparando tante cose. Quindi ora quello che devo fare è iniziare a fare la parte, diciamo, la parte più corta, no? Cioè più piccola. E siccome ho tenuto questo un cicino in più lungo dell'altro, per sicurezza, perché avevo paura di sbagliare a tagliarlo e quindi doverlo tagliare ancora, ora devo un attimo capire dove iniziare, diciamo, il pezzo alto in modo da centrarlo. Vediamo se sono in grado di fare questa cosa. Hola, buongiorno! Come potevamo aspettarci, non ho finito il top ieri perché ho fatto 300.000 errori e sono dovuta tornare indietro un tot di volte, ma lo finirò sicuramente oggi. Oggi è il giorno giusto. Sono arrivata a questo punto qui, mi manca un po', ma non tantissimo. Ho deciso che farò questa parte quasi tutta verde, non so perché, perché boh, ho visto che il top originale, diciamo, a cui mi sto ispirando è fatto così. Sono fuori fuoco? Maybe. E niente, cioè ieri avevo fatto altrettanto prima e ho dovuto scioglierlo tutto perché mi sono resa conto che l'avevo fatto troppo piccolo. Perché di nuovo, invece di contare i punti, li avevo sovrapposto le due parti dicendo: ma sì, più o meno, non capisco perché continuo a rifare lo stesso errore. Ecco, everybody makes mistakes, però perseverare è diabolico, veramente. Comunque, niente, oggi today's the day, quindi sono fiduciosa. Tra l'altro, ieri sera sono andata a letto con i capelli bagnati e infatti i miei capelli sono all over the place oggi, ma what to do? E niente, adesso oggi sono molto contenta perché ho già portato fuori i canetti a fare un bel giretto. Adesso c'è di nuovo il temporale, quindi loro hanno paura e quindi sono qui vicini a me. Ho fatto colazione, ho pulito i ratti, ho pulito la casa. Sono riuscita dopo 300.000 chiamate, perché siamo in agosto e i veterinari sono chiusi, a trovare una veterinaria che domani visiti Larimar, il mio rattino, perché ha un po' di rumore respiratorio, quindi probabilmente ha tipo un raffreddore. E stavo andando in ansia perché nessuno mi stava rispondendo e io so che devo farlo visitare il prima possibile. Cioè non è una cosa super pericolosa, però se ignorata diventa pericolosa. Quindi niente. E quindi adesso mi posso rilassare perché so che ho l'appuntamento alla veterinaria, che ho fatto le pulizie in casa e che posso fare il crochet adesso. Quindi sono contenta. Let's go! Ragazzi, siamo quasi. Allora, ho finito il secondo pezzo. Ta-da! Quindi adesso quello che farò sarà unire i due pezzi, l'avanti e il dietro. E poi farò. Che carino che è venuto, tra l'altro, non l'avevo neanche guardato bene, molto carino. E quindi unirò. Mi piace perché, tra l'altro, ci sarà tipo una parte così e una parte così, quindi cioè posso metterlo così o così, bello. E li unirò, quindi unirò qui in cima e i lati, e poi farò un bordino di maglie basse. Allora, questo top sta mettendo in evidenza che forse è un po' presto perché io faccio le cose senza seguire un pattern. Praticamente è molto corto, cioè io lo volevo corto, ma tipo corto, cioè tipo così, non così tanto corto. Però evidentemente, cioè col fatto che l'ho fatto molto accollato, mi piace. Allora, qui è un po' flappy, non so bene cosa ho fatto qui per farlo così flappy. Però vabbè, adesso spero di sistemare facendo il contornino. Dietro, forse la parte dietro, che forse userò come parte davanti, è migliore. Il problema è che c'è praticamente sottoseno e non mi piace molto, cioè se fosse più lungo mi piacerebbe il fatto che finisce così, ma non mi convince. Quindi quello che farò adesso sarà fare tutti i bordini qui e farò un bordo anche qui sotto in modo da renderlo un po' più lungo. Diciamo che la cosa bella dell'uncinetto è che si possono modificare le cose. Però è carino, cioè è carino. È molto carino. È solo un po' corto.
Buongiorno, dove siamo? Dove siamo? Dove siamo? Sono passati 3 giorni dal giorno in cui ho detto che avrei finito il top quel giorno, ma in effetti io l'avrei anche finito quel giorno, anzi il giorno dopo, se non l'avessi fatto troppo corto e quindi non avessi dovuto aggiungere tutta questa parte. Quindi, però devo dirvi che mi piace tanto come sta venendo. Cioè, questa parte qui non era prevista, la sto aggiungendo perché sennò era troppo corto, però vi devo dire che mi piace tanto. Mi manca il retro. Conto, mamma mia com'è bello, mi piace molto, veramente, sono tanto felice di come sta venendo. Sono impazzita per fare questo top, perché facendolo senza... Guardate che brufolino che ho qui al centro della fronte. Perché facendolo senza... E guardate i miei capelli blu come si vedono. Anche la concentrati, ok. Facendolo senza pattern. Allora, adesso che l'ho fatto vedere mi sposto qua in alto, se non sto scomoda. Ok. Facendo questo top senza pattern, senza seguire un tutorial per la prima volta in vita mia, ho fatto tanta fatica perché ho dovuto tornare indietro e rifare le cose diverse volte. Cosa che mi capita anche quando faccio le cose seguendo i pattern, ma questa volta mi è capitato molto di più proprio per il fatto che cioè, non sapevo cosa stavo facendo. E, però devo dire che è proprio tanto carino. Quasi mi dispiace che l'estate stia finendo solo perché potrò metterlo poco. Però magari, come faccio a metterlo di più? Anche se fa freddo. Però magari lo metto con una giacchetta sopra durante l'autunno. Ma io sono una pancina delicata, non posso stare a pancia fuori in autunno. Però vabbè, vedremo, insomma. Comunque sono molto felice. Oggi spero di riuscire a finirlo. Oggi o domani lo finirò sicuramente. Nel frattempo ho iniziato un rewatch di, raga, rullo di tamburi, Grey's Anatomy. Così almeno ho un rewatch che dura tanto tempo, perché finora ho fatto rewatch di cose che durano poco e sono fuori fuoco. E quindi questo significa che finisce subito il rewatch. Invece io ho bisogno di un rewatch lungo, confortevole, su cui affidarmi per tanto tempo. Finito. Ta-da! Tu, devo dire che mi piace un sacco, mi piace un sacco. Vediamo, forse sono un po' troppo illuminata. Ok, così è meglio. Allora, sono molto soddisfatta di come è venuto, soprattutto considerato che l'ho fatto senza un pattern, un po' a caso, eccetera. Questo è un lato. Oh, torna fuoco. Questo è l'altro lato. Sono molto carini entrambi, devo dire, quindi penso che li alternerò avanti e dietro, fronte e retro. Allora, forse cambierei. Cosa cambierei? Allora, forse tornassi indietro, invece di fare questa banda qui, lo farei semplicemente più lungo tutto, perché in effetti sarebbe carino tutto lungo. Mi piace molto così come è venuto, però probabilmente, cioè questa banda qui è stato tipo un modo per farlo, fare il top che mi stesse bene, perché diciamo che non avevo previsto che sarebbe stato così corto. Però sono molto soddisfatta, devo dire, di come è venuto, soprattutto visto che è il mio primo top che faccio senza seguire un pattern, senza seguire un tutorial passo passo. Very nice. Ora lo giro così vi faccio vedere come mi sta dall'altra parte. Ok, e questo è l'altro lato. Sono anche molto felice di averli fatti abbastanza diversi, come mix di colore, e devo dire che sono molto soddisfatta. Diciamo che quello che ho fatto, per farvi un riassunto, cioè ve l'ho spiegato un po' durante il video, ma per farvi un riassunto, sostanzialmente ho fatto 2 pezzi uguali, davanti e dietro, della stessa misura, che poi ho unito ai lati. Ecco, diciamo che posso migliorare sulle cuciture, questa è fatta meglio rispetto a questa che è fatta un po' de merda, però vabbè, what to do, tanto non si nota perché tengo le braccia giù. Li ho fatti uguali, praticamente sono andata verso l'alto fino a tipo il sottoascella, a quello che pensavo sarebbe stato il sottoascella, ora lo è davvero perché ho aggiunto questo pezzo, però diciamo che se fossi partita da più in basso l'avrei dovuto fare più alto. Poi una volta che sono arrivata al punto che pensavo sarebbe andato sotto le ascelle, ho smesso di lavorare, ho fissato il filo da una parte e ho iniziato a fare avanti e indietro facendo delle riduzioni ai bordi, no? Quindi facevo praticamente, salivo di 1 o 2, poi facevo una riduzione. E quindi qui si vede, no? Poi salivo di 1, riduzione, salivo di 1, riduzione, fino a qui, che poi sono salita dritta. E ho fatto due bretelline, in realtà molto corte, molto molto corte, perché cioè, appunto è molto accollato questo top. E poi per rifinire ho fatto un giro di maglie basse lungo tutto quanto, cioè ho unito, ho fatto le maglie basse. Poi, allora, questo pezzo qui l'ho fatto come si fanno i ribbing dei maglioni, dei top, eccetera, lavorando nell'anello posteriore della catenella, le maglie basse, invece che in tutta la catenella, e quindi ho fatto questo pezzo. Però ecco, penso che nel top che farò per la mia partner non lo farò con questo pezzo qui, ma lo farò partendo da subito con perché è lavorato tutto a maglie alte invece il top, e mi piace molto perché un po' mi piace l'effetto che dà la maglia alta, che è un po' diverso da quello della maglia bassa, e io finora ho fatto tutto a maglia bassa, e un po'
si lavora molto più velocemente perché essendo una maglia più alta devo fare, bisogna fare meno giri. Diciamo che per il momento non vi sto facendo tutorial perché come vedete sto andando un po' a occhio, a naso, quindi non mi sento ancora in grado di farli, però in futuro sicuramente li farò. E niente, grazie per aver guardato questo video, fatemi sapere cosa ne pensate di questo toppino e noi ci vediamo presto, ciao!